E chiaramente è arrivato anche il momento di Blade Pacco, il nostro reparto tutto lame. Beh, qui al Bar Pacco, ragazzi, abbiamo visto spesso dei coltelli da sopravvivenza, o che ci piacerebbe sicuramente avere in momenti di difficoltà. Abbiamo parlato del Selvans di Extrema Lazio, dell'Isula 2 di Esi, del Fox Parang e di molti altri modelli che trovate chiaramente su Backpacco. Oggi si aggiunge alla famiglia l'F1 Pro in Helmax di Folkniven e ci porta a ripercorrere il concetto di coltello da sopravvivenza, perché è qualcosa che mi ha sempre affascinato. Se uno guarda un coltello da sopravvivenza si rende conto che, se pensato bene, è pensato per un territorio, perché sopravvivere con un coltello significa recuperare risorse in natura ed eventualmente contrastare le minacce presenti sul territorio nella situazione. Dunque, l'F1, non ci sorprende, ormai lo sappiamo, è stato realizzato nella sua versione classica per l'aeronautica svedese. Già nel 1995 l'F1 diventa il coltello d'elezione dell'aeronautica svedese. E non c'è tanto da ragionarci su: gli equipaggi dei mezzi che volano solitari nei cieli o in giro per il mondo, beh ragazzi, possono trovarsi velocemente catapultati, stavolta proprio letteralmente catapultati, in una zona ostile. E quindi serve dotarsi di uno strumento efficace. E io a questo punto voglio anche sottolineare che uscire per un'escursione in una zona remota senza un coltello e la conoscenza sulla sopravvivenza, quello che ci può servire, beh, nel mio modo di vedere le cose è come cercarsi dei guai. Quindi sì, anche in un'escursione che sembra semplice, un coltello affidabile può fare la differenza. E per capire poi l'ampiezza di questo progetto dell'F1 in generale di Folkniven, pensate che non è stato adottato solo dall'aeronautica svedese, ma anche dalla Marina degli Stati Uniti e dal Corpo Aeronautico dei Marines. E so per certo che lo utilizzano con grande gusto diversi reparti che si trovano in determinati ambienti dove servono queste caratteristiche. Uno lo prende in mano e sembra un coltello tutto sommato semplice, l'F1, no? E invece ci sono voluti 8 anni per svilupparlo. La lama del modello di oggi, dell'F1 Pro, che mi vedete in mano adesso, è prodotta con uno dei migliori acciai al mondo, l'Helmax svedese. Questa barra d'acciaio attraversa il coltello interamente fino al codolo sporgente, che diventa un ottimo rompinoci, quello che vi serve fare. Comunque è una manicatura a codolo passante, ma passa una ottima porzione di codolo. Anzi, bisognerebbe dire che la manicatura ha il solo scopo di tenerci a distanza dall'acciaio, che nelle basse temperature renderebbe scomoda e pericolosa il maneggio del coltello. L'Helmax presenta diverse caratteristiche davvero notevoli nell'ambito degli acciai. Guardiamone insieme le più famose, le più importanti. Innanzitutto ha un'altissima resistenza all'usura. Meccanicamente riporta un'ottima resistenza anche alla compressione e quindi può sopportare grandi carichi senza deformarsi. Quando si comprime un coltello, immaginate che quando fate leva su qualcosa un lato si espande e l'altro si comprime, quindi sì, è necessaria anche questa caratteristica. La resistenza alla corrosione non è da meno. Abbiamo un acciaio che resiste molto bene e che lo rende ideale all'applicazione in ambienti difficili. Il filo del F1 Pro è flat, vedete che comincia a un certo punto, la lucidità dell'acciaio ci permette di capirlo, c'ha una spalla poderosa, molto molto importante, e la guardia è in acciaio.
A cosa serve questa guardia in acciaio? Beh, per i batonatori più selvaggi proteggerà questa parte del coltello e il fodero. Quando abbiamo il coltello in mano e iniziamo a batonare, state pur sicuri che dopo un po' inizieremo a picchiare dall'attaccatura del fodero. Ebbene, è qui che l'F1 Pro fa la differenza e ci protegge il manico dai colpi. La geometria della lama anche cambia leggermente, ok? Non è che cambi proprio per cambiare, ma ci offre sicuramente un altro spunto. Questo è il mio F1 COS un po' usato e questo penso sarà il mio prossimo F1. Mi piacciono da morire, mi piacciono tutti. E date un'occhiata alla recensione di Floriano sulla pagina di backpacko.it dell'F1 per capire che questa geometria, ragazzi, funziona da morire. Diamo anche un'occhiata alle caratteristiche tecniche. Il peso è di 176 grammi, lo spessore della lama è di ben 5 mm nella versione Pro, mentre nella versione classica è di 4 mm e mezzo. Lunghezza della lama 100 mm o 10 cm per gli amici, lunghezza totale 21 cm e 7. Acciaio Elmax temprato a 61-62 HRC, filo piano e profilo drop point, leggermente drop point, ma comunque drop point. La finitura è ovviamente satinata, bella da morire, e l'impugnatura, come vi dicevo, in Termorun, che è un polimero apprezzato in tutto il mondo per dare un grip fenomenale. Fodero in Zytel disponibile per destrimani. Un confronto si potrebbe fare con una versione classica dell'F1, ma ne abbiamo parlato mano a mano che andavamo avanti. Cambiano un po' le dimensioni, cambia il profilo della lama e soprattutto c'è la presenza della guardia in acciaio. Iscriviti al canale e schiaccia la campanella se non vuoi perderti neanche uno dei prossimi video. Noi ci vediamo in giro anche sugli altri social.